finale a sorpresa per quello che riguarda l'appuntamento di questa mattina al Teatro Brancaccio, l'Italia vincente, l'iniziativa di Fratelli d'Italia per celebrare un anno al governo che vi abbiamo raccontato momento per momento. Tanto diciamo atteso appuntamento con la Presidente Giorgia Meloni non c'è stato, almeno non in presenza. La Premier ha infatti inviato un video messaggio, probabilmente provata per il viaggio all'estero in Medio Oriente terminato ieri sera tardi, e forse anche in difficoltà comprensibilmente per le vicende personali che l'hanno coinvolta in questi ultimi giorni. Un videomessaggio ovviamente sentito, emotivo, rivolto al proprio elettorato, ai propri deputati, senatori, ai propri eletti, ai propri attivisti, che ha raccolto molti applausi, che ha concluso la kermesse di questa mattina. All'uscita il ministro dell'Agricoltura Lollobrigida ha spiegato in due parole i motivi dell'assenza di Giorgia Meloni. Il partito è tornata tardissimo ieri sera e quindi comprensibilmente che oggi abbia qualche ora di riposo è un auspicio che tutti noi abbiamo, e crediamo che se lei si riposa è temprata, torna fin da domani, ma credo anche nella giornata di oggi, operativa per rappresentare l'Italia, sia la condizione migliore in cui un paese vede finalmente che si esce anche dagli egoismi o dai particolarismi dei propri partiti per dedicarsi all'intera nazione.